Ciao a tutti, amici di Occulto, di Kenel Guerriero, di Nanto, di Gento, di tutti i protagonisti che abbiamo visto finora. Benvenuti al 18° video della serie, perciò alla 18ª puntata dell'anime Kenel Guerriero, Occulto no Ken. Arriviamo subito al titolo di questa puntata, così come c'è stata portata in Italia, che è Attacco Generale. In maniera altrettanto rapida arriviamo pure al titolo giapponese che, come al solito, è completamente diverso. Vita o morte? La fine delle terre aride e l'inizio dell'inferno. Ken, Bart e Lin sono tranquillamente e naturalmente in viaggio ed incontrano una ragazza bellissima, della quale Bart quasi si innamora, di nome Jennifer, che è una centaura motorizzata che abita in un villaggio nel deserto che è sovente attaccato, neanche a dirlo, dagli uomini di Shin. Abbiamo già visto nell'episodio precedente come Shin abbia radunato intorno a sé i soldati, gli uomini migliori, almeno quelli che gli erano rimasti, per sferrare un attacco simultaneo e definitivo contro Kenshiro. Il primo avversario che incontra Kenny in questa puntata è Wolf, lupo, che è il capitano, il comandante delle truppe d'assalto. Questo lupo, questo Wolf, attacca Ken con dei mezzi che finora non erano stati usati contro di lui, ovvero dei bulldozer e perfino un lanciafiamme. Allora, Kenshiro affronta prima gli uomini di Wolf, gli uomini di Lupo. E li fa tutti fuori. Con l'Hokuto Sennin Kyaku, cioè il colpo dei mille calci di Hokuto. Hokuto Sennin Kyaku. Almeno questo è il nome del colpo in giapponese ed è quello che realmente Kenshiro dice in questa puntata, ma nel doppiaggio italiano il nome del colpo scompare e a Kenshiro viene fatto dire: questi sono i poteri Hokuto Ken. Questi sono i poteri Hokuto Ken. Infine, Ken finalmente affronta Lupo, affronta Wolf. E dopo uno scontro neanche tanto entusiasmante, lo uccide con un colpo che abbiamo già visto nel video precedenti, ovvero l'Hokuto Zankai Ken, cioè il colpo del rimorso residuo di Hokuto. Sostanzialmente, anzi praticamente, se ben ricordate, è lo stesso colpo con il quale Kenshiro fa fuori il Fante di Picche. E come in quella puntata il doppiaggio stravolge il nome del colpo, la stessa cosa avviene anche in questa, già che Kenshiro dice colpo della pressione alle tempie. Colpo della pressione alle tempie. Il secondo avversario che deve affrontare Ken è Golas o Goras, se lo vogliamo pronunciare in giapponese. Anche questi è a capo di una banda di motociclisti e poi vedremo utilizzerà un'arma ancor più micidiale. Costui, approfittando dello scontro di Kenshiro con Lupo, con Wolf, rapisce Bart e Lin dopo aver ferito seriamente Jennifer, quindi li tiene in ostaggio e spera in questo modo di avere la meglio facilmente su Kenshiro. Kenshiro in primo luogo uccide alcuni dei motociclisti, alcuni degli uomini di Goras. Ah!
Tuttavia, sia in giapponese sia in italiano non viene detto il nome con il quale li fa fuori. Goras sfoggia un carro armato ultimo modello, bombarda Ken, ma Kenshiro è furibondo perché vede Lin e Bart presi in ostaggio che stanno rischiando la vita. Quindi Kenshiro prima distrugge il carro armato di Goras con una serie di colpi devastanti. Infine affronta Goras in persona e lo uccide premendogli un punto di pressione chiamato Teikaku. Teikaku という飛行をついた。お前の体はもう自分の意志では動けない。Kenshiro ci spiega a cosa serva questo punto di pressione. Praticamente Goras non riuscirà più a muoversi secondo la sua volontà. Infatti, gli effetti del colpo sono i seguenti. Goras, non potendo più controllare il proprio corpo, verrà fatto indietreggiare e rientrare dentro, come dice Ken, il suo prezioso carro armato. Il carro armato esploderà e questo sancisce naturalmente la fine di Goras. Tasukete! Kenshiro non dice il nome di questo punto di pressione nel doppiaggio in italiano, dice semplicemente le vibrazioni che hai subito ti saranno fatali. Sei finito. Le vibrazioni che hai subito ti saranno fatali. Perciò altri due dei luogotenenti di Shin sono ormai scomparsi di scena. L'armata, l'esercito di Shin si sta sottigliando in maniera pericolosa, anche se comunque ai suoi ordini rimane ancora un cospicuo numero di soldati. La puntata finisce con un tentativo di fuga da parte di Giulia, aiutata da una delle sue ancelle, ma l'escamotage del travestimento e dello scambio di persona non sortisce gli effetti desiderati, quindi Giulia è costretta ancora a rimanere alla Croce del Sud. Bene, anche oggi abbiamo visto altre due tecniche, abbiamo assistito alla morte di molti guerrieri e di due comandanti. Io vi ringrazio ancora di aver visto questo video, vi chiedo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale perché io andrò avanti affrontando e commentando tutti quanti gli episodi di Ken il Guerriero, perciò lasciate un commento se volete, se vi va, e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.